Ciao ragazzi, ben ritrovati. Questa lezione di geografia la vorrei in realtà dedicare a cittadinanza, cercando di recuperare e di continuare ad arricchire quegli argomenti che avevamo già trattato in classe prima della sospensione delle attività e delle quali insomma vi affiderò per la prossima volta un ripasso, tenendo comunque conto che già ora, prima di continuare e chiudere l'argomento, ripasso un po' anch'io in rassegna i punti più importanti che avevamo visto insieme, partendo in particolare dalla pagina 12 del vostro testo. Ora io vi mostro qualche slide riassuntiva, non faccio riferimento alle parti che avevamo già sottolineato e che avevate già a suo tempo studiato e quindi ripasserete. Voglio ripercorrere soltanto le parole chiave in modo da poter, appunto, come vi dicevo, completare il discorso. Allora, in realtà ci eravamo soffermati nella pagina 12, innanzitutto sul tema delle regole o norme. Avevamo visto che regole, norme, sono appunto due parole sinonimi, e che esistono due tipi di norme, le norme facoltative e le norme scritte obbligatorie. Le norme facoltative sono quelle che anche il vostro testo ricordava come regole di buona educazione, di rispetto per gli altri, quelle che vengono chiamate norme sociali e norme morali. Quando trovate la parola sociale, ovviamente, l'abbiamo detto anche tante volte in storia, ricordatevi che si fa riferimento alla società, e cioè al vivere insieme, all'uomo non inteso singolarmente, ma inserito all'interno di un contesto di vita, di lavoro, di impegno che lo mette naturalmente in rapporto con gli altri e dal punto di vista della cittadinanza, ovviamente questo comporta, e l'avevamo già un po' visto, diritti e doveri e quindi il concetto di libertà e anche di una sua limitazione. Allo scopo di rispettare la libertà altrui. Le norme scritte obbligatorie sono invece quelle che vengono tecnicamente definite norme giuridiche e quindi quelle che noi più semplicemente chiamiamo leggi. Il non rispettare una legge, anche questo l'avevamo visto, comporta una sanzione, cioè una punizione di fatto, che può essere pecuniaria o amministrativa oppure detentiva. Pecuniaria si intende insomma il pagamento, possiamo dire, di una multa o comunque appunto di una somma di denaro, mentre detentiva è una limitazione della libertà personale. Quindi può essere il carcere oppure altre forme di limitazione della libertà. Detto questo, il testo che avevamo visto insieme introduceva il concetto di libertà e di uguaglianza, oltre ovviamente un approfondimento sui diritti e sui doveri in particolare. Ora torneremo sul concetto di diritto. Il vivere insieme in una società comporta naturalmente dei doveri del cittadino. Partiamo dai doveri perché appunto sui diritti concentreremo questa lezione. I doveri che si regolano come sostanzialmente rapporti anche di solidarietà, come anche il vostro testo ricorda citando alla pagina 13 le regole di solidarietà. Insomma, comportarsi tenendo conto dei propri doveri naturalmente significa rispettare i propri concittadini, gli altri membri della società, prestare soccorso quando sono in difficoltà, rispettare la loro libertà. E proprio su questo, sul concetto di libertà, a cui poi si unisce quello di uguaglianza, ci eravamo un po' lasciati alla fine delle nostre lezioni. Avevamo citato quello che qui vedete scritto, l'articolo 3 della Costituzione, la Costituzione che è la legge fondamentale del nostro Stato, e che nella parte iniziale, appunto quella dedicata ai principi fondamentali su cui lo Stato si regge, ricorda proprio il fatto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione, cosa dice il testo, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, qui si intende anche le condizioni, economiche o di vita in generale. Ecco, l'uguaglianza deve essere garantita dallo Stato, che infatti si prende il compito di, lo vedete sottolineato, rimuovere gli ostacoli di ogni tipo, ostacoli economici e sociali, tutto ciò che insomma può, limitare, l'affermazione dell'uguaglianza, che è un principio fondamentale. Certo è che l'uguaglianza è ciò che garantisce la libertà.
E questo è l'ultimo concetto che avevamo visto insieme, ricordando anche, avete studiato la figura di Martin Luther King. Martin Luther King ovviamente ci porta in un altro stato, non siamo in Italia, siamo in America, abbiamo visto che è stato, diciamo, colui che maggiormente lottò, perdendo la sua stessa vita in questo, per l'uguaglianza dei neri rispetto ai bianchi nella società americana. Siamo negli anni 50-60 del Novecento. Di fatto sua è la famosa affermazione per cui se una libertà di una persona deve finire dove comincia quella degli altri, in modo che si sia veramente liberi, si deve anche essere uguali, altrimenti la libertà resta semplicemente una parola. Senza l'uguaglianza di diritti, essa non può essere garantita. La legge quindi, ritorniamo alla legge italiana, deve garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ad essa, un'uguaglianza che è innanzitutto un'uguaglianza di genere. Essere uguali e liberi, significa, come anche sottolineo sul vostro testo, voi fate riferimento alle parti sottolineate nello studio come le parti più importanti, naturalmente, significa che tutti, leggo, hanno parità, scusate, pari dignità sociale, cioè hanno uguale diritto al rispetto. Dire diritto al rispetto significa appunto a questo punto approfondire cosa significa la parola diritto. La parola diritto ha in realtà due significati, o meglio, due modi di essere inteso. Si parla di diritto oggettivo e di diritto soggettivo. Quando parliamo di diritto oggettivo, la parola oggettività, ragazzi, oggettivo, obiettivo, vi riporta alla realtà, a quello che è più concreto, ci riferiamo alle leggi di uno Stato. Possiamo parlare appunto di norme giuridiche come, cito parole che abbiamo appena visto, parte del diritto oggettivo. Il vostro libro vi fa l'esempio, uno studente di giurisprudenza si dedica, studia al diritto oggettivo, cioè appunto a quali norme esistono, al loro funzionamento, al loro scopo. Quando invece parliamo di diritto soggettivo, ci riferiamo alla libertà di fare qualcosa, come intende il vostro testo. Ecco, forse questo è il concetto di diritto, immagino che avete istintivamente più presente. Se vi avessi chiesto cosa pensate che significa diritto, forse voi mi avreste detto, che ne so, il diritto di andare a scuola, il diritto di essere difesi in certe situazioni, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il diritto soggettivo. Naturalmente anche il campo dei diritti soggettivi è molto complesso. E infatti il vostro testo se ne occupa in maniera approfondita alla pagina 15, alla quale faccio riferimento. Visto che quando diciamo diritti soggettivi intendiamo ciò che è giusto, ciò che ci aspettiamo che ci venga riconosciuto, i diritti soggettivi sono anche chiamati diritti umani, perché spettano agli esseri umani in quanto esseri umani. Cosa vuol dire, ragazzi? Che in quanto noi esseri umani abbiamo una serie di diritti che le leggi oggi, ma non è sempre stato così nella storia, anzi, l'abbiamo detto anche tante volte, no? Cominciando a parlare del Medioevo, per moltissimi secoli non si è avuto nessuna particolare attenzione ai diritti, spesso neanche la coscienza stessa che questi diritti esistevano, pensate soltanto ai servi della gleba e a come era accettato dalla società la loro totale mancanza di diritti. Ecco, torniamo a noi, i diritti umani in quanto appunto spettanti agli esseri umani. Esistono tre tipi di diritti umani, questa classificazione ci permette anche di studiarli e ricordarli meglio, quindi seguo esattamente quella che vi propone il vostro libro. Diritti civili, diritti politici, diritti economici e sociali. Ecco, quando ci riferiamo a questi termini dobbiamo proprio imparare a capire cosa significano queste etichette. Civili, civiltà. Tutto ciò che è alla base, appunto, del vivere dell'uomo secondo delle regole che mantengano il rispetto per l'essere umano. Infatti, vedete che ho messo lì, come anche il vostro libro ricorda, l'aggettivo inviolabili. Il vostro testo dice i diritti civili sono inviolabili, cioè non si possono violare, non si possono assolutamente non rispettare, questo significa fondamentali, sono alla base di tutto, irrinunciabili, cioè nessuno deve rinunciare a diritti civili. Cosa sono? Sono proprio quelli che permettono di essere trattati tutti allo stesso modo, in maniera uguale di fronte alla legge, quindi sono la base dell'uguaglianza di cui abbiamo in precedenza parlato. Sono le libertà fondamentali, la libertà di opinione, la libertà di praticare una religione, la libertà di avere delle idee appunto personali diverse dagli altri, la libertà di associazione, quindi di organizzarsi,
liberamente, senza che qualcuno ce lo impedisca, ovviamente se tutto questo avviene nel rispetto delle leggi, quindi delle norme giuridiche. Vi richiamo appunto le parole chiave, vi invito, anche se so che appunto la cittadinanza come materia propone anche un lessico un po' più difficile, di cominciare a imparare a utilizzarlo e a gestirlo. I diritti politici sono quelli che riguardano naturalmente il diritto di partecipare alla vita politica del proprio Stato, per esempio andando a votare, oppure, se si intende farlo, candidandosi per essere eletti a determinate cariche. Insomma, la legge garantisce per tutti questa libertà, assolutamente. I diritti economici e sociali sono quelli che riguardano le libertà legate, come dice il vostro testo, ai bisogni più importanti. Cosa significa? Tutte le necessità di base che riguardano la nostra vita. Il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, nel vostro caso ovviamente fondamentale, il diritto al cibo, il diritto ad avere uno stile, più che altro un livello di vita dignitoso, quindi insomma che non ci siano sfruttamenti, che non ci siano povertà estese. Purtroppo questo è un problema invece di grandissima attualità, come avremo modo di vedere, il diritto a uno stipendio giusto quando si lavora, il diritto alle cure mediche, alla disponibilità, all'accessibilità ai medicinali, insomma, capite che sono queste ultime tutte quelle libertà che devono essere garantite nella società, infatti economici e sociali proprio chiama in causa sia l'economia, quindi il campo del lavoro più strettamente, sia la società, il rapporto con gli altri, con le altre persone. Le ultime pagine che vi lascio da studiare, la 16 e la 17, nelle quali, come vedete, ho cercato di evidenziare i punti chiave, sono in realtà, a parte la prima breve introduzione, due testi giornalistici da testate giornalistiche recenti, nelle quali si affronta il problema della schiavitù moderna. Di questo in realtà avevamo già parlato, ricordo, nella prima lezione, ed eravate anche stati molto interessati all'argomento. Siccome abbiamo parlato tanto in questa teoria di libertà e di uguaglianza, ecco, rendiamoci conto che purtroppo nel mondo di oggi essa non è assolutamente garantita come dovrebbe, e anzi, anche in realtà molto vicine a noi, senza quindi dover andare chissà dove nel mondo, dimostrano chiaramente la mancanza di rispetto di questi diritti umani di cui abbiamo appena parlato. Infatti, questi due brani sono dedicati a due esempi di schiavitù moderna. La schiavitù, l'abbiamo detto, tecnicamente non esiste più, almeno sulla carta, ma in realtà esiste ancora. E cosa è legata? È legata alle condizioni di estrema povertà che inducono molte persone purtroppo a accettare, perché non hanno scelta, di essere sfruttate sul lavoro, di essere addirittura vendute, comprate sostanzialmente. Di cosa si parla in questi testi? Nel primo, alla pagina 16, traffico di esseri umani, il business, business vuol dire appunto traffico inteso come guadagno, no? Affare, ecco, il business della sofferenza, ci illustra il fatto che esistano proprio dei fenomeni criminali molto estesi a livello internazionale, quindi riguarda molti paesi, che riguarda il traffico di esseri umani. Naturalmente si tratta di esseri umani in condizioni appunto di povertà, di debolezza, possono essere uomini, donne, bambini che vengono costretti a lavorare in condizioni disumane, facendo guadagnare le persone che in qualche modo li contattano e li costringono a questa attività. E appunto alla pagina 17 vediamo un chiaro esempio, cioè quello del caporalato. Cosa si intende per caporalato? Quel sistema di sfruttamento della manodopera, spesso clandestina o anche con permesso di soggiorno, nel lavoro dei campi. È un problema che riguarda il sud del nostro paese, in particolare la Puglia, in particolare la provincia di Foggia, nel caso specifico qui ricordato, quello della raccolta dei pomodori. I caporali sono questi uomini che, per conto degli imprenditori, in questo caso dei proprietari dei grandi terreni agricoli, reclutano persone, sono praticamente quasi tutti immigrati, anche se non soltanto, spesso, per lavorare per pochi euro in condizioni veramente terribili, praticamente reclusi, costretti anche ovviamente con la violenza a turni di lavoro massacranti nei campi. Vengono appunto fatti lavorare senza alcun diritto e con paghe bassissime. Tenete conto che ci sono state recentemente molte azioni per cercare di combattere il caporalato e sono state anche fondate delle associazioni che stanno cercando di contrastare questa terribile situazione.
Ecco, riflettete dunque su questi temi di attualità, sui concetti che abbiamo appena visto. Oltre a questo video, caricherò un video più breve che fa riferimento al problema dell'uguaglianza e della garantire quest'uguaglianza nel mondo. Quindi vi rimando al prossimo link. Ciao!